di Pedro Troglio, non sappiamo se era regolare, abbiamo visto avvicinarsi l'arbitro, mentre intanto il regista ci offre degli splendidi squarci dello stadio San Paolo, così come è stato ristrutturato in vista dei mondiali. Guardate che cos'è il San Paolo. Fin in possesso di palla, indietro per Sclosa, Corradini, Marcheggiani, cerca compagni di squadra Marcheggiani, sbagliato il suo cross, interviene Giuliani e si impossessa della palla. Nei suoi pressi, mentre il pubblico esulta sugli spalti, canta. Questo straordinario spettacolo viene trasmesso negli Stati Uniti, dove le immagini arrivano alle 10 del mattino, e in tutto il Sud America, Brasile e Argentina soprattutto, dove sono le 11. Non c'è nebbia, sono i fumogeni tricolori, atmosfera indescrivibile qui allo stadio San Paolo. È una festa che sicuramente stringe tutta la Campania. Abbiamo visto l'intervento di Bertoni su Mauro, una festa emozionante. Il Napoli si appresta a vincere il suo scudetto più sofferto, lo scudetto delle polemiche, lo scudetto della monetina e dei gol non visti, ma sicuramente lo scudetto alla fine di un campionato straordinario. Crippa riesce ad anticipare Rubens Sosa, palla a Carnevale in posizione molto arretrata, Andrea Carnevale, Sergio è riuscito a impossessarsi della sfera, ha superato un avversario, cerca di crossare, lo fa con il suo sinistro, palla per Rebettoni, ma viene anticipato, colpo di testa di Alemão. Soldà reclama un calcio di punizione, è sfruttato, infatti decreta un calcio di punizione a favore della Lazio. Vediamo Troglio, 2 minuti alla fine del match, 2 minuti alla fine del campionato, 2 minuti soltanto separano il Napoli dal secondo scudetto della storia. Che sicuramente non compensa niente, come qualcuno ha sostenuto, non compensa i problemi di Napoli che restano e che vanno affrontati e che soprattutto vengono tollerati pazientemente, con dignità, dal pubblico straordinario di Napoli. Non compensa alcunché, compensa invece la valenza tecnica, la valenza agonistica di una squadra che si è dimostrata nel momento critico la più forte. Centinaia di giornalisti e fotografi sono assiepati, aspettano il fischio finale per una pacifica invasione. Un pubblico sempre sportivo, sempre corretto, vediamo, si accalcano tutti verso gli spogliatoi, difficilmente, ed è la fine! Napoli campione d'Italia per la seconda volta, il Napoli ha vinto il secondo scudetto per la prima volta in un campionato a 18 squadre, dopo averlo vinto nell'86-86, campionato a 16 squadre. Napoli campione d'Italia. Guido, la linea, Bigon, Bigon, Bigon. Aperto, primo gol di Crippa, l'ultimo di Baroni, il netto che c'è stato. Non esistono parole per definire questi ragazzi, sono stati meravigliosi assieme al pubblico. Tutti i nomi del Napoli, nessuno ne cancellerebbe. Quali altri scriverebbe sulla storia del Napoli? Guardi, non mi faccio domande complicate, non sono in grado. Il suo nome è nella storia del Napoli? A questo punto credo proprio di sì. Ci pensava? Ci speravo.
sicuramente l'elettronica ci viene in aiuto. Nessun telecronista, l'abbiamo detto all'inizio, riuscirebbe con parole sue, scegliendo i migliori commenti, a darvi le sensazioni che soltanto i suoni e le immagini di questo stadio di 70.000 persone riesce a darvi. Non so se posso parlare, ragazzi, sono in onda? Corradini, qua, Corradini, siamo in... Giuliani, siamo in diretta. Di più il suo Napoli oggi. Ma a me sempre, guarda, però questo scudetto mi paga 15 anni di sacrifici, grazie. Proviamo a fare uno scatto a Maradona, è da tempo più veloce di noi, taglia la strada a tutti, salta addosso a Francini. Proviamo. Riesce a capeggiare i tifosi, il gruppo che lo insegue, il resto della squadra è alle nostre spalle. Ed ecco Maradona sotto gli spalti, Maradona, Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, il grande protagonista di questo campionato, il campione che molti napoletani avevano preso in antipatia, che molti italiani avevano preso in antipatia, il campione che era fuggito in esilio, il campione che è ritornato, il campione che è ritornato nella forma migliore, andiamo una forma splendida. Dei campioni, che... piazzo, abbiamo il presidente Ferlaino, siamo in diretta, presidente, ce l'ha fatta, lei ce l'ha fatta, no, lei ha fatto il campionato, d'accordo. Allora, chi ha corso di più? Io come cuore certamente, moltissimo, perché i giocatori si in campo non hanno l'attenzione che hanno gli spettatori. Da dove comincia la Coppa dei Campioni? Allora, incominciamo a vedere da dove incomincia lo stesso. Lo scudetto incomincia da quello vinto e da quello perduto. Ci siamo vendicati sportivamente di quello perduto, ci siamo pigliati una grossa soddisfazione, siamo stati sempre protagonisti. Due secondi posti, una Coppa UEFA e di nuovo uno scudetto. Quindi siamo stati sempre praticamente dei protagonisti e quindi era giusto che Napoli vincesse lo scudetto. Napoli è quella dei fuochi d'artificio, quella delle lacrime di Berlusconi, o è quella del sorriso di Ferlaino? Vede, i fuochi d'artificio non sono degli abbonati napoletani, l'ho detto prima, poi ci sono una parte di abbonati super tecnici. Io in tribuna stavo nei distinti, ho detto una sciocchezza, un abbonato mi ha ripreso subito, una sciocchezza tecnica logicamente, un abbonato mi ha ripreso immediatamente, e quindi devo dire che quelli sono i nostri veri tifosi, quelli che ci stanno sempre vicino e non quelli della festa domenicale dello scudetto. Noi amiamo i nostri tifosi tradizionali, vorremmo che fossero sempre di più. Il suo grazie preferisce mormorarlo o gridarlo? A gridarlo, gridarlo. Ancora in onda, datemi un segnale e vi ringrazierò. E rivediamo il calcio di punizione di Maradona, colpo di testa di Baroni, gol! E con questo gol che rivediamo ancora al replay, con questo gol Marco Baroni sigla l'1-0 di Napoli-Lazio, ultima di campionato, Napoli campione d'Italia. Dallo stadio San Paolo, Luigi Necco, telecronista a bordo campo, Italo Chiuni in tribuna stampa e Salvatore Biazzo vi augurano il più cordiale buonasera.